WD, anticipazioni registrazione 3004, Armando una ragazza, Roberta provoca. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne previste durante il mese di maggio su Canale 5? Le anticipazioni tratte dalla registrazione del 30 aprile rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità legate al percorso di Armando incarnato. Occhi puntati anche su Roberta di Padua che, questa settimana, si è lasciata andare all'ennesima provocazione nei confronti di Nicole. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne del 30 aprile riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Armando ha avuto modo di iniziare la conoscenza con una nuova ragazza. Trattasi di una dama presente nel parterre del trono over, la quale ha saputo far breccia nel cuore del cavaliere napoletano. Al punto da convincerlo ad approfondire la frequentazione. E, dopo la prima uscita, i due hanno svelato in studio di essere stati bene insieme, per il cavaliere è in arrivo la svolta definitiva dopo anni di delusioni e conoscenze finite male. E poi ancora, le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Luca ha avuto modo di fare tre nuove esterne. Ma solo con Alessandra c'è stato il fatidico e atteso bacio. Con Alice, infatti, il tronista si è limitato ad un caloroso abbraccio, frutto anche delle confessioni della ragazza che si è lasciata andare parlando per la prima volta del suo passato. Occhi puntati anche su Nicole, le anticipazioni di questa nuova registrazione del 30 aprile rivelano che la tronista ha fatto i conti con la provocazione di Roberta. La dama del trono over, infatti, l'ha fatta ingelosire andando a consolare il suo corteggiatore Carlo. Provato da una discussione sorta in studio con la tronista. E, a quel punto, la reazione di Nicole è stata molto dura, la tronista ha sbottato duramente nei confronti del suo pretendente. Amareggiata dall'abbraccio che c'era stato con la dama del trono over. Riuscirà a perdonarlo per questa caduta di stile? Lo scopriremo nel corso delle prossime riprese di questa edizione.